E lui riesce a unire questi due aspetti, la delicatezza nel tocco e l'energia nell'intensità mentre suona. Non considero Enzo un batterista, ma lo considero naturalmente un musicista a tutto tondo. Batteria vera, non avevo mai visto una batteria vera. Avevo all'incirca l'età di 12-13 anni, mai visto una batteria grande, una batteria luccicante, la ricordo madreperlata, grigio madreperla. Enzo è una persona estremamente aperta e con una umanità veramente forte. Simpatico e bizzarro. Una persona così fantasiosa riesce a metterti nella condizione di lavorare con un'impresa tecnica considerevole, ma al suo tempo, diciamo, semplice. Ha guardato un po' a diversi linguaggi, a diverse tradizioni, senza comunque perdere di vista quello che era un punto molto preciso che non voleva essere smarrito, che era comunque quello di una certa onestà intellettuale con la quale accostarsi di volta in volta ai progetti che andava a realizzare. Ecco, in questo la genuinità della persona sicuramente ha trovato un buon corrispondente anche nel musicista. Eravamo in un festival a Tropea, prima del concerto, senza dirci niente ovviamente, non ci diceva mai queste cose. È andato giù, è sceso, c'era un sacco di scale, si è fatto, ha riempito di sassi, di pietre, di piccole ghiaia. E poi, senza dirci niente, è salito su, durante il concerto c'è il suo momento di solo. A un certo punto si ferma, prende questo sacco pieno di ghiaia e lo butta sulla batteria. Insomma, c'è un fracasso incredibile. Tutto ciò che in natura vive, nella vita fisico-sensibile, un albero, una sedia, un uomo, un animale, un pezzo di ferro, una pietra, un qualsiasi minerale, un qualsiasi vegetale o animale vivente sulla terra ha un suono. Tutto ciò è jazz, tutto ciò è rock, tutto ciò è funk. E soul anche. Il jazz è una maniera di essere, una maniera di vedere la vita. Il jazz è sempre stata una musica di fusione dei linguaggi, diciamo che è proprio la peculiarità del jazz, quindi è ovvio che la periferia può dare il suo contributo in questa ottica di linguaggio, di fusione di linguaggi. Enzo, ricordo anche un disco che si chiama Rondonella, che lui ha fatto, che era esattamente in questa direzione. Rondonella Project nasce
dalla grande energia in un momento particolare della mia vita in cui volevo riscoprire, ascoltare, tra virgolette, coi sensi, certi umori, sapori, suoni che io ascoltavo da piccolo. Che era un disco che si orientava sul terreno di un jazz un po' meticciato con le nostre musiche popolari, quelle del sud, quelle della Puglia. Questo accadeva in un momento nel quale altri anche musicisti pugliesi, penso a Pino Minafra ad esempio, si riaccostavano alle marce funebri delle bande della Settimana Santa, che sono tipicamente nostre, alla tarantella, poi sarebbe di lì a poco nata il contagio della pizzica. Il nonno paterno mi portava in giro con lui per le campagne della mia terra. Da lì quest'infanzia fatta di profumi, colori di molto forti, molto spesso negli ultimi anni, parlo degli anni 90, mi ritornavano. L'arte è uno stato dell'essere umano particolarissimo. Particolarissimo è veramente molto intimo. E lui è sicuramente uno che va in quella direzione, che si pone questo tipo di problema, di questione, appunto, mentre a volte ci sono dei musicisti che, non so, ognuno poi ha un suo mondo, c'è chi si interessa solo di interpretare correttamente dal punto di vista filologico un brano di qualcun altro, oppure insomma ognuno ha il suo mondo. Lui ha questa, sicuramente si rientra in questa categoria. Lo stato di sogno creativo cosciente che è inevitabilmente arriva dal cielo, se tutto ciò della nostra vita è fecondato da questo stato particolare dell'animo dell'artista, siamo di fronte alla vera creazione artistica. La scrittura di Enzo, secondo me, è una scrittura che parte fondamentalmente da questo perno che è lo strumento che suona per irradiarsi in un modo diretto sui musicisti che partecipano a questo suo progetto, coinvolgendoli attivamente nell'interpretazione di queste linee melodiche, di questi elementi intervallari, di questa fisicità ritmica che viene rappresentata spesso nei temi di Enzo, e anche nella ricerca di una cantabilità che è molto particolare. Il progetto si chiama ironicamente Boston Speeches. Non trovavo un'altra maniera per identificarlo. Il progetto prende spunto, come sempre tra i miei progetti, dalla vita, dal quotidiano, da ciò che mi circondava, mi aveva circondato in questi lunghi 8 anni, ma veramente di tutto, dalle parziali notizie date attraverso gli organi di stampa fino alle demagogiche riflessioni di certi politici, fino anche alla forte impressione datami dalla morte di un bambino nella striscia di Gaza. Cerca in qualche modo l'imprevedibilità,
anche il fatto di non voler necessariamente brano dopo brano di così inanellare una sorta di cliché, ma piuttosto di attraversare dei paesaggi differenti. Questa è una cosa che io credo che tutto sommato non possa che stimolare i musicisti che suonano con lui. Qui molta musica improvvisata, completamente improvvisata, vicina a certo free degli anni 60. Un musicista molto autorevole in Italia, ascoltando in anteprima il disco, il lavoro, mi ha telefonato dicendomi bellissimo, mi ricorda il primo Art Ensemble of Chicago. Veramente un grande complimento, visto che io sono molto innamorato della musica americana, del jazz americano di quel periodo. Totò Jazz è un'esperienza bellissima, mi ha messo in condizione di scoprire un personaggio straordinario, un personaggio veramente sui generis, Totò. Devo dire che questi ragazzi sono venuti da noi e ci hanno spiegato quello che volevano fare, li abbiamo visti così entusiasti, così carini, così sensibili, che abbiamo detto va bene, fatelo, anche perché sono giovani e papà gliel'avrebbe fatto fare senz'altro. Perché questo progetto? Questo nacque dall'idea di mettere su un supporto sonoro le musiche prese dai suoi film, scelte da lui. Lui sceglieva espressamente le musiche per i suoi film dai compositori suoi contemporanei. Mi viene in mente Piero Piccioni, Lelio Luttazzi, Alessandro Cicognini, ma tantissimi altri, insomma, e musiche bellissime, ispirate a tutto ciò che arrivava in Italia d'oltreoceano, cioè il jazz, per cui musiche composte su questo stile, sullo stile jazzistico. È bellissimo suonare quelle musiche, è bellissimo perché suoniamo praticamente jazz. Ci siamo trovati bene, ci siamo divertiti tutti in maniera naturale come questa musica. Il gioco si è fatto così, tu devi solamente fidarti degli altri se suoni insieme ad altri, se sei da solo fai tutto quello che vuoi, se sei insieme agli altri devi fidarti degli altri, allargare i sensi, ampliare le sensazioni e seguire tutti gli input che ti vengono dati dagli altri, darne e seguirli. Diciamo che stasera è stato impeccabile. Lo so, io avevo suonato con lui parecchi anni fa con Enrico Rava proprio da queste parti e poi l'ho rivisto con piacere oggi e è stato un incontro riuscito. Non posso non ricordare l'esperienza nel gruppo di Enrico Rava. E quel gruppo è stato il momento di svolta in qualche maniera. Lui mi passava tutta la sua esperienza di artista e la passava esattamente nella maniera in cui, secondo il mio parere, poche persone riescono a carpirne l'essenza. La maniera più semplice possibile, cioè non diceva assolutamente nulla, assolutamente niente. Prendeva la sua tromba e suonava.
Con lui abbiamo fatto un sacco di concerti in tutta Italia, siamo stati anche all'estero, ricordo un concerto bellissimo al teatro, in uno dei teatri di Salonicco in Grecia, non ricordo il teatro, il nome del teatro, in cui in quella rassegna suonavo con un altro mio grande idolo, c'era Okai Tamiz. Abbiamo trascorso, ecco, delle serate nelle quali lui magari suonava accompagnando solisti di passaggio che comunque erano dei personaggi importanti nell'ambito del jazz italiano, potevano essere di volta in volta o Gianni Basso, Enzo Scoppa, Enrico Rave e così via. E poi la parte più bella però era quella che seguiva il concerto, perché si rimaneva sempre un po' tutti insieme anche con il titolare di questo jazz club, che era un personaggio molto caratteristico. E certe volte siamo usciti che sorgeva il sole, magari dopo aver abbondantemente banchettato, diciamo così, sulle rovine della musica. Ecco. Lui ha sempre avuto questo istinto, una specie di energia che deve riuscire a esplodere, no? A uscire fuori dal suo corpo. Diciamo la parte creativa, insomma, c'è una creatività che è esplosiva. Erano circa 10 musicisti molto bizzarri come lui. In quell'aspetto che sembrava così caotico c'era chiarezza, c'era direzione tecnica. La ricordo come un'esperienza forte, perché a un certo punto non riuscivo a rendermi conto di dove potesse arrivare il suono, perché questi qua arricchivano con grande energia, tanto da arrivare a grida sonore, insomma. E questa cosa fu un'esperienza forte, tipica di un personaggio come Enzo, insomma. Nel panorama nazionale ci sono 5 o 6 nomi al massimo di musicisti che operano in questa direzione, nella direzione appunto di una scoperta, di una propria identità personale, di un proprio linguaggio, e di questi 5 o 6 nomi al massimo diciamo nel territorio della percussione, sicuramente Enzo uno fra questi. L'esperienza Jazzer Trio ci ha portati in giro per tutta l'Italia, veramente per tutta l'Italia, tra teatri fino in piccole bettole, bar sperdute nell'estrema provincia italiana. Io ho deciso di costituire questo trio e ho pensato subito a lui, alla batteria. Abbiamo fatto un lavoro molto, molto importante, che finora posso dire di aver fatto solo con quel gruppo. Beh, i risultati sono un disco che abbiamo realizzato nel 98, più tutti i concerti, tutte le relazioni con tutto il mondo del jazz a livello nazionale, che ha portato una visibilità a tutti e tre, sia a me che a Enzo che a Paolo. Era un concorso internazionale che ha visto partecipare un centinaio di gruppi da tutta Italia, è stato ripreso dalle televisioni della Rai, e nella giuria c'erano tutti i più rinomati jazzisti italiani. Ci sono state 3 selezioni in 3 diverse città nell'arco di un anno, e insomma, senza farla lunga, alla fine abbiamo vinto questo concorso e ci siamo esibiti nel Teatro Smeraldo di Milano. Una cosa che mi piacque, sentirlo cantare,
perché praticamente lui ha cantato pure in quella cosa, fece i cori, riusciva a trovare le controvoci e scoprì che aveva pure una bella voce, cioè una cosa carina, insomma, come del resto accade a molti musicisti che scelgono uno strumento anziché un altro, e quindi lui sicuramente forse poteva essere anche un bravo cantante. Perché questo è il mio primo disco da cantante, quindi cioè, non so proprio come buttarmela. Come distanza quella è ottima. Ok. Now you say you're lonely. È veramente uno sfizio, un vezzo, un divertissement. Perché è un progetto in cui io canto gli standard, alla maniera prettamente classica, con un quartetto classico e suono e canto del jazz degli anni 40-50, tipica musica di intrattenimento. If I fell under the spell of your call, I would be going under the door. So you see, I've got to say no. Ho sempre cantato da giovane e da giovanissimo, iniziando in vari gruppi musicali. E da quando invece ho abbracciato, mi sono innamorato della musica improvvisata, ho smesso di cantare e ho riscoperto questa bella passione per il canto.